Amici, buongiorno. Martedì 23 agosto è già tempo di pecorino. Chardonnay, come vi ho detto, è in piena fermentazione, profumi bellissimi di frutta tropicale, di ananas, di confermo, un bel agrumato. Speriamo che sia solo, diciamo, un bel segnale per tutta la vendemmia che deve ancora venire. Come vi dicevo, è tempo di pecorino, questa varietà matura circa 7-10 giorni dopo lo Chardonnay e stamattina siamo stati già in vigna a fare una campionatura di aci per vedere il grado di maturazione. Siamo tornati in cantina dopo aver fatto questo prelievo. La campionatura viene fatta nel modo più casuale possibile per far sì che poi il risultato che otteniamo sia il quanto più reale possibile. Abbiamo portato circa 200-300 acini, li abbiamo schiacciati, abbiamo raccolto il liquido, l'abbiamo separato, quindi in questo bicchiere abbiamo messo anche una parte di liquido e poi abbiamo proceduto, diciamo, con le due analisi più importanti, zuccheri e acidità. Il mosto raccolto l'abbiamo messo in un mostimetro che si chiama di Babbo per vedere un attimo il grado zuccherino. C'è una scala graduata, potete vedere che lo zucchero è circa di 19, quindi diciamo la vendemmia è prossima, perché con uno zucchero 19-19,5 avremo un vino che sfiora i 13,5, quindi per un pecorino sarebbe perfetto. Quindi, determinati gli zuccheri, poi siamo andati a fare anche il valore dell'acidità, perché è un altro parametro molto importante, oltre a quello degli zuccheri, nel determinare l'epoca di raccolta. Come si fa l'acidità? Questa ve la faccio vedere, anche perché è molto rapida. Si prende un becher, proviamo il becher, con una pipetta graduata si prende una quantità nota di mosto. Per fare questa analisi ed avere un risultato diretto se ne prendono 7,5 cc, procediamo. Eccoli qua, 7,5 cc di mosto, li mettiamo nel becher, mettiamo un indicatore di viraggio, perché dobbiamo vedere il viraggio di colore per vedere quanta soda occorre, poi andiamo a sgocciolare un ingrosso di sodio, una soda a titolo noto, questa è una soda normal decima, o meglio conosciuta come 0,1 molare, e il cc di soda che sgoccioleremo ci darà il valore dell'acidità del mosto. Procediamo. Sgoccioliamo goccia a goccia e giriamo fino a quando il contenuto da color arancio non passa prima al color verde bottiglia e poi nel momento in cui dal verde bottiglia passa verso il blu è il momento in cui noi dobbiamo fare la lettura e fermarci. Cominciamo a vedere come il colore piano piano comincia a incupirsi, non è più lo stesso colore d'arancio, la stessa sfumatura, fra poco virerà sicuramente. Eccolo qua che comincia il viraggio. Sta diventando verde bottiglia, adesso vedrai che... Eccolo qua. Adesso il punto di passaggio. Ecco qui il colore tra il verde bottiglia e il blu. Abbiamo sgocciolato 8,75 grammi litro, 8,75 cc di soda, e questo significa che nel mosto la concentrazione di acidi espressa come acido tartarico è di circa 8,70-75 grammi per litro. È un bel contenuto di acidità, direi giusto
per avere dei vini belli, profumati, freschi e sapidi, perché è importante salvaguardare il contenuto di acidità per avere questi tipi di vini. E da queste prime valutazioni posso già tirare una prima conclusione dicendo che quasi sicuramente il pecorino andrà in raccolta entro la settimana. Non passeremo la settimana, è da decidere se aspettare fino a sabato o farlo venerdì. Vi terrò aggiornati, probabilmente giovedì rifaremo un prelievo per dare un'ultima informazione e poi decideremo perfettamente il giorno. Grazie amici, vi aggiorno. Ciao, buon lavoro e buona giornata. E per chi sta in ferie, ancora buone ferie.